Signori, se vi è piaciuto il servizio di report, rimanete qui perché vi faccio vedere qualcosa che loro non vi hanno fatto vedere. Se invece non vi è piaciuto il servizio di report perché mancava qualcosa, restate con me perché ve la faccio vedere io. Non hai mai visto niente di così fresco su YouTube. No, di così fresco, no. Non hai mai visto niente di così fresco sulla Juve. Stay home mode is on. Buongiorno Juventini de mi corazon, how you doing? Come state e soprattutto avete visto questo fantomatico servizio report di cui stiamo parlando da giorni? Ormai io avevo settato le mie aspettative molto basse, devo dire che fortunatamente si è rivelato essere meglio di quello che mi aspettavo. Ma partiamo dal presupposto che, come molti di voi hanno già detto, non è venuto fuori niente di nuovo, niente che non sapessimo o che non ripetessimo già da 13 anni, no? 13 anni a questa parte, io dico 13 perché questo più o meno è stato quando Juventino Vero con il team degli avvocati di Moggi hanno cominciato a trovare cose e a metterle a disposizione sul web. Io personalmente, come ho detto già in precedenza, sono un figlio di Calciopoli, no? Che si è appigliato insieme a tanti, appunto a Juventino Vero, a Giù le mani dalla Juve, a quelli che in quel momento facevano un po' di controinformazione che andasse contro, che andasse oltre a quella che era la storiella raccontata dalle prime pagine e i titoloni dei giornali che oggi personalmente io non leggo più. Quindi niente di nuovo, però è importante essere lì, signori, perché dopo 17 anni, finalmente, in prima serata su Rai 3, Report dà una nuova versione, una versione più argomentata, una versione più ricca di dettagli di quello che abbiamo sentito, che ci hanno voluto raccontare fino ad oggi. Quindi prendiamola più che come qualcosa che avrebbe dovuto istruirci su nuovi fatti e nuovi eventi, prendiamola come uno spunto, un incipit, no? Perché sono 13 anni che, appunto, noi juventini, quando parliamo di queste cose che oggi Report ha portato in prima serata, ci sentiamo trattare come dei pazzi, come dei negazionisti, come che vogliamo buttare tutto in caciara. E invece non è così. Noi vogliamo semplicemente che la verità venga a galla, che più informazioni possibili vengano a galla, in modo che la situazione possa essere letta più chiaramente possibile, da più punti di vista possibili. Una cosa che dico io che mi è piaciuta, effettivamente quella possiamo dire che è stato un po' un inedito, che è stata l'intervista a Lepore, in cui ammette che quel team di magistrati o procuratori che appunto hanno cominciato le indagini sulla Juventus e che sarebbero dovute andare avanti sul resto del calcio erano tifosissimi napoletani che volevano in qualche modo fare guerra a Carraro per il fatto che Napoli era andato in Serie B e in Serie C e loro incolpavano in qualche modo a Carraro. Dice: non siamo potuti andare avanti con le altre squadre perché c'è stata una fuga di informazioni, l'Espresso ha pubblicato tutte le intercettazioni e quindi nessuno ha parlato più e i telefoni non squillavano più. A me questa sembra tanto una di quelle scuse preparate in ufficio, capito? In maniera ufficiosa per dare una motivazione, un qualcosa per fare stare tutti zitti, però sicuramente l'abbiamo visto anche di recente come la procura possa effettivamente far fuoriuscire intercettazioni, un materiale che comunque dovrebbe rimanere sotto protezione fino perlomeno al termine del processo che si sta svolgendo. A me quella è sembrata un po' una scusa. Durante l'intro vi ho detto che vi avrei fatto vedere qualcosa che al report non vi hanno fatto vedere. In questo
In questo caso sto parlando della chiamata appunto tra Facchetti e Bergamo, in cui Facchetti, il giorno prima di un quarto di finale di Coppa Italia in cui l'Inter andava a giocare a Cagliari, chiama Bergamo per raccomandarsi sul discorso motivazionale che avrebbe fatto all'arbitro Bertini, che sarebbe stato appunto l'arbitro della partita il giorno dopo. Report ci ha fatto sentire la chiamata in cui Facchetti dice a Bergamo 12 partite, 4-4-4. Sentiamo un attimo, io vi faccio sentire quella di Juventino Vero e poi ne parliamo. Pronto? Giacinto? Uè, Paolo, ciao. Come stai? Bene, tu? Ti disturbo? No, sono qui in sede, vado domani a Cagliari. Vedere la finale. La finale, insomma, la preparazione. Speriamo. dai. È un obiettivo che vi state, diciamo, pian piano guadagnando, quindi. Guarda che ho guardato lo score di Bertini, 4 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte. Porca miseria, facciamo 5-4-4. Sì. Ma vittorie però. Diglielo che è determinante domani. Se no, lo devo sentire ora, mi ha chiamato stamani ma non potevo rispondere, ora lo devo. È determinante. Devo chiamare. Ha fatto 12 partite, 4-4-4. Una la dici te, una la smuove, ma deve smuovere quella che comincia per due. Quella giusta. Sì, no, ma viene vedere bene perché è un ragazzo intelligente, ha capito ora come si cammina, ci ha avuto un po' a capire, ma insomma, c'è meglio tardi che mai. Se mi passi la tua Volpi, me li passi domenica 4 biglietti per un cliente qui di Livorno, in ordine come normale, no? Tanto come non no? È. Sì. Posso lasciarti il nome a te o dallo a me, però se tu mi chiami, perché adesso non ho qui da scrivere. Dimmi quando ti posso chiamare. Ma guarda, basta che tu mi chiami o venerdì o sabato, uguale, basta sabato mi dici. O se vuoi chiamo la Volpi, lo lascio detto a lei che ho parlato con te, come preferisci. Ti chiamo venerdì allora. Lei. Me che, va bene? D'accordo. Okay. In bocca al lupo per domani. Grazie, mi raccomando. Grazie, Giacinto. Stai tranquillo, bene. L'ha fatto. Ciao. Un abbraccio, ciao. Ciao. Ok, quindi Facchetti chiama Bergamo. Bertini, l'arbitro che arbitrerà il giorno dopo il quarto di finale di Coppa Italia, ha lo score di 12 partite, 4 vittorie, 4 sconfitte e 4 pareggi e si raccomanda che diventino 5 vittorie, 4 e 4. Ok. Report si ferma a questa informazione. Adesso io quello che vorrei farvi ascoltare è la chiamata del giorno dopo la partita. La chiamata in cui l'arbitro Bertini chiama Bergamo e sentite la conversazione. Pronto? Ci hai letto, Paolo? No, sì. Allora? Com'è andata? Che mi dici? Ho visto l'ultima mezz'ora perché mi avevano avvertito di questo fallo di mano che non è mia espulsione. Quella non è espulsione? No, non è mica... Ma però poi si può fare una disquisizione di carattere tecnico su tutto, ma non c'ha forse una mancata percezione di dove fosse come posizione, ma non può essere ritenuta un'occasione di assolutamente. È stato quello che l'unica cosa. Protestavano un po' l'Inter, sono un po' insofferenti quando. Me ne sono accorto. Però, è stata una remata dal primo minuto poi. Dal primo minuto non capisco perché. Tra l'altro c'è stato Facchetti all'inizio della partita, è venuto dentro lo spogliatoio a salutare con quel fare sempre. Questa è la 13ª partita, Per ora siamo in perfetta parità, 4 perse, 4 vinte e 4 pareggiate. Per l'Inter non è che sia un grande score, ha detto. Quindi l'abbiamo preparata in questo modo con la partita.
E non è stato piacevole. Non è stato piacevole. Mi lasci farli, sì. Prima che ti lasciano più tranquillo un campo, perché ci avevo già parlato, le avevo già detto, ma questo non capisce un cazzo, detto, guarda, so. No, ma non lì ho l'impressione che non so neanche l'interlocuzione più giusta quale possa essere, perché questo è veramente a volte è imbarazzante. Una premessa del genere, no. ci siamo guardati tutti prima della partita. Io ascoltami, quando l'hai buttato giù con me, dopo chiama Gigi, che si è accorto che mi ha chiamato, se non stai, se non male. Sì, certo. Ma finiscimi. E quindi niente, insomma, questa situazione te l'ho detta, appunto. Grazie. Insomma, comunque la partita, sì, la partita del clima. Al di là di questo, insomma, la partita poi è andata bene. Cioè, se si coglie perché la parte lì che si diceva, ti ci penso io. Sì, perché poi tra l'altro non ha neanche senso, cioè, mi sembra di aver fatto, anzi. Adesso io sono sicuro che la maggior parte di voi già conosceva questa conversazione, eccetera, eccetera. Però è interessante il fatto che la Juventus sia stata condannata sull'esclusività dei rapporti privilegiati che aveva con gli arbitri e con i designatori arbitrali. Adesso è stato descritto Moggi come il capo dei capi che aveva il potere di andare a protestare negli spogliatoi, come nel caso Paparesta, dopo la partita, però non c'è mai stato raccontato di un Facchetti che prima della partita andava nello spogliatoio a dire all'arbitro: mi raccomando, oggi facciamole diventare 5 vittorie. Io non lo so perché gli investigatori hanno considerato queste chiamate non rilevanti, però io personalmente, quando sento la chiamata di Bertini a Bergamo, che alla fine dice gli interisti erano tutti aggressivi con me, non capisco perché, non capisco che cosa gli ho fatto, anzi, e Bergamo annuisce, che cosa significa quell'anzi? Quindi sono andato a cercare la partita Cagliari-Inter di quel giorno. Andiamo a vedere. 2 minuti e 30, Carini raccoglie la palla fuori dall'area con la mano, l'arbitro estrae il giallo, avrebbero voluto il rosso tifosi, giocatori rosso blu. Sulla punizione però c'è la magia di Gianfranco Zola, il suo tiro a girare si infila sorprendendo Carini, Cagliari in vantaggio al quinto minuto del secondo tempo. La gioia del rossoblù dura poco, dopo un minuto su angolo la palla rimane in area e Martins è il più lesto di tutti a metterla in rete, 1-1, protesta il rossoblù per qualcosa capitato in area. Al settimo minuto doppia munizione Bega Martins, reciproca scorrettezza all'interno dell'area, è un momento di nervosismo e l'arbitro sale sugli scudi non dimostrando certo freddezza. Al nono minuto blocca un'azione di Esposito per fallo dell'attaccante, a dir poco dubbio. Quanta rabbia fa prendere un gol sul quale ci sono molti sospetti? Ma ci sono dei sospetti perché io credo che sul calcio d'angolo ho tentato di fare due passi davanti e sono stato ributtato in porta. Poi mi ha detto che c'era anche un fallo di mano di Cambiasso, di cui obiettivamente non ho visto perché c'era una mischia. E dispiace prendere gol così, però dobbiamo essere soddisfatti perché abbiamo fatto, secondo me, una grande gara. Ok, quindi raccontiamola tutta. Cioè, raccontiamo tutta questa serie di elementi, questa serie di elementi che gli investigatori hanno deciso di considerare non influenti, non rilevanti. Facchetti chiama Bergamo dicendo: oh, mi raccomando, l'arbitro c'ha una media piuttosto 4-4-4, facciamola diventare 5-4-4, se la ridono. E io dico: ok, questo non significa che sta effettivamente corrompendo nessuno, no? Nel senso, sta semplicemente avendo un discorso, una conversazione amichevole con il designatore. Il giorno dopo la partita l'arbitro chiama il designatore raccontando di un Facchetti negli spogliatoi prima della partita, raccomandandosi la stessa cosa che abbiamo sentito al telefono la sera prima. Andiamo a vedere la partita e scopriamo che i giocatori del Cagliari si lamentano per un tocco di mano
sul gol del pareggio dell'Inter, per una non espulsione del portiere dell'Inter che prende palla da ultimo uomo con un giocatore del Cagliari lanciato a rete, si lamentano per un fallo, per un fallo non fallo di un altro attaccante del Cagliari lanciato solo in porta, e dico, allora com'è possibile che non sia stata considerata rilevante? È questa la domanda vera che va fatta. Qual è stato il meccanismo? Quindi mi state dicendo che l'inchiesta era volta a incastrare la Juventus più che il calcio. Cioè voi volevate trovare il modo per dimostrare che la Juventus stava facendo qualcosa che in realtà non stava facendo. C'era un malcostume nel calcio e la Juventus con i suoi dirigenti era parte del gioco come tutti gli altri. Perché poi andiamo a vedere le intercettazioni, andiamo a vedere le prove vere che abbiamo dovuto tirar fuori in 17 anni, e quello che vediamo è che altre squadre facevano molto peggio della Juventus. Quindi, se queste cose fossero venute fuori allora, si sarebbe parlato di esclusività di rapporti con gli arbitri, di privilegi nelle relazioni con i designatori e con gli arbitri? Questa è la domanda vera. Comunque, detto questo, spero vi sia piaciuto il contributo, perché me la riguardo la puntata di Report e vediamo se ne tiriamo fuori degli altri. Secondo me questo dovrebbe essere appunto uno spunto, un incipit per fare ancora più casino, perché la ferita non si chiude mai, non si rimargina mai, ok? Detto questo, solite tre regole, ragazzuoli: stay fresh, stay crispy e stay calma. Ciao belli.